Gentile collega, parliamo oggi del ruolo dell'ecografia nell'endometriosi. La presenza di tessuto endometriale ectopico in una sede fuori dell'utero rappresenta la definizione di endometriosi. Il tessuto anomalo comprende comunemente sia ghiandole sia stroma endometriale, ma in alcuni casi può essere formato anche da solo stroma endometriale. È una patologia cronica multifattoriale, l'incidenza, la prevalenza è di circa il 10% delle donne in età riproduttiva, quindi un numero elevatissimo, non sempre facilmente riconoscibile con l'ecografia perché possono essere noduli di dimensioni piccolissime e possono essere indovate in sede particolare di cui parleremo dopo, ma il segno principe che spinge ad osservare la paziente è rappresentato dalla dismenorrea, che è soprattutto tardiva, nel senso che è maggiore il secondo e il terzo giorno rispetto al primo. Questi altri segni che ci possono essere, la dispareunia è frequente. Talvolta c'è la sterilità, e questo è anche il motivo per cui oggi parliamo in questo congresso, e ci può essere dolore pelvico, non ciclico ma cronico, frequentemente. Vediamo un poco qual è l'epidemiologia. Abbiamo detto che circa il 10% delle donne in età fertile ne è affetta. Vediamo qual è l'età media della diagnosi. L'età media della diagnosi va tra i 15 e i 30, e i 30 anni. L'incidenza con un picco maggiore intorno ai 25 anni. L'incidenza l'abbiamo già detto. Il segno principe è rappresentato dal dolore e dall'infertilità. Si manifesta sempre dopo il menarca e tende progressivamente a regredire con la menopausa ed è quindi un processo dipendente dall'attività ormonale ovarica e questo è un altro messaggio importante perché il clinico poi spiegherà qual è la terapia da dover fare ove si decide per una terapia medica. Vediamo quali sono le localizzazioni più frequenti. È di solito a livello dell'ovaio, al primo posto, però poi dopo può interessare anche i legamenti uterini, uterosacrali, il setto rettovaginale. Può essere indovata nel cavo del Douglas, può essere indovata nel peritoneo, nell'intestino, nella mucosa cervicale, vaginale, delle cicatrici laparotomiche e ci ritorneremo dopo. Fegato, diaframma, pleura, polmone, regione ombelicale, arti, altre sedi. Naturalmente le sedi più frequenti sono l'ovaio e l'utero. Gli studi istologici hanno evidenziato che l'endometrio nell'endometriosi è simile all'endometrio normale ed è caratterizzato dalla presenza di recettori ormonali come nell'endometrio normale. Questo è un messaggio importante. L'ecografia svolge un ruolo primario nel riconoscimento di sospetto di tale malattia dell'ovaio, mentre la sua capacità di riconoscimento non è altrettanto precisa negli altri sedi dell'apparato ginecologico e nei recessi parotelini. È una patologia benigna ad alto rischio di ricorrenza sia nello stesso ovaio che in altre sedi. La diagnosi è solo ed esclusivamente certa con l'esame istologico sul campione che il chirurgo asporta. Questo rappresenta il primo messaggio della mia relazione, in quanto la diagnosi ecografica è, come già detto in una diapositiva precedente, solo di sospetto e quindi la paziente va monitorata
almeno per tutta l'età fertile. Io non discuterò sull'eziopatogenesi che non riguarda il tema a me affidato, né sulla terapia atta a cercare, vedete sottolineato, di guarire da tale malattia. Presenterò solo dei quadri ecografici di tale patologia ed indicherò quale sia il miglior management da offrire al ginecologo per attuare altre indagini e o presidi terapeutici. Primo step, valutazione dell'utero, vedere se ci sono segni ecografici di adenomiosi, annessi, presenza o meno di endometrioma. Secondo step, valutazione mediante ecografia transvaginale dei soft marker, quali per esempio dolorosità, sito specifico e mobilità uterovarica. Valutazione del cavo del Douglas e della plica vescicuterina mediante lo sliding sign. Valutazione dei noduli del compartimento anteriore e posteriore. Una corretta valutazione della malattia endometriosa deve mirare a identificare le strutture espansive presenti, formazioni cistiche, noduli, ma deve anche analizzare quei parametri definiti soft marker che sono determinati dal completamento diagnostico della patologia. Questa valutazione è possibile proprio perché l'ecografia è un esame dinamico. Mediante la pressione e retrazione della sonda è possibile analizzare la dolorabilità delle varie sedi e la motilità dei diversi organi pelvici. Endometriomi e noduli che si possono vedere sono i segni principali. I soft marker sono la dolenzia evocata a livello del Douglas, degli annessi, la mobilità delle ovaie e l'eventuale presenza di falda liquida. Vediamo il primo step. Allora, vediamo il primo step, vediamo le dimensioni, vediamo il numero, particolari importanza è vedere le ovaie che si sono l'una attaccata all'altra, il kissing ovaries, le ovaie che si baciano, la morfologia tipica in questo caso a vetro smerigliata, la localizzazione invece miometrale dell'adenomiosi è più subdola perché non si vede il nodulo classico ma si vede un'area disomogenea e che non puoi rapportare a un nodulo fibromiomatoso. Qui noi vediamo la varietà dei quadri, dai quadri che vedi in alto, tipici in cui prevale la componente ecogena, quello anche in basso, in questo caso vedi in basso e a destra la localizzazione dei noduli nel Douglas, ma puoi avere anche dei quadri un po' diversi, nel quale ci vuole la massima prudenza, perché solo ex posto con l'esame istologico si potrà dire che il caso in alto e a destra era un endometrioma e non era invece una patologia maligna o borderline. Quindi ci vuole sempre l'estrema prudenza. E come nel caso sempre in alto e a destra vedete dei setti e le cisti endometriosi settate, plurisettate sono frequenti e allora uno si può dire ma quello per me era un cettone neoplastico, un momento, quello può essere facilmente ingannato perché era del tessuto dello stromo ovarico e c'era una piccola cistarella in alto a destra e solo l'esame istologico te lo può dire. Ma quindi arriva l'altro messaggio importante, che nei casi che è stato sempre detto che la diagnosi è istologica. Qua voi vedete il segno del movimento che si può fare
per vedere della formazione. E la stessa cosa si può fare anche dall'altra parte, vedete, per l'utero. Avete visto? Anche la cisti endometriosica. Altro importante messaggio da portare a casa è che l'ecografia in ginecologia è coniugare la sintomatologia clinica riferita con il quadro ecografico. Quindi questo è un messaggio importante. Nel caso della diagnostica ecografica dell'endometriosi, il segno principe è il dolore mestruale tardivo, nel senso che le energie pelviche sono maggiori il secondo e terzo giornata rispetto al primo giorno, e la persistenza del dolore, anche se in forma minore, durante terapia estroprogestina. Un altro segno importante è la mancata scomparsa della formazione durante terapia ovarostatica. Diagnosi di endometriosi, controllo dopo il ciclo, la scomparsa della cisti ci dice che la stessa era di natura funzionale. La persistenza della cisti induce a dover sospettare l'endometriosi e poi sarà il clinico che deciderà, in base alle dimensioni, alla sintomatologia, ai disturbi clinici, se attuare subito una laparoscopia o rinviarla o fare solo dei controlli periodici. Aspetto tipico è quello che vedete in alto, vetro smerigliato, e sotto vedete lo stromo ovarico indenne. Ma in quei casi lì ricordatevi che è fondamentale l'utilizzo del colore che voi vedete che era stato messo, perché non ci devi trovare manco un vaso. A volte lo trovi il vaso perché ci sta un piccolo setto, perché ci sta un po' di stroma, ma devi sapere anche interpretarlo. Però vedete la varietà. La stessa patologia con due aspetti diversi, uno a vetro smerigliato che è facile e tipico, e un altro invece più ecogeno, con un piccolo coagulo, un gettone, un coagulo all'interno che rende l'immagine e la difficoltà diagnostica. Vedete la varietà dei quadri. A volte hai l'endometriosi su cisti cosiddette complex, e allora anche lì il segno principe è vedere se ci sta stromo ovarico. Se ci sta stromo ovarico sei cautamente ottimista, ma se hai un'immagine che ha dei caratteri che non sono tranquillizzanti, come nel caso in basso a destra, è chiaro che deve essere eseguita l'esame laparoscopico e la diagnosi istologica. Questo è quello importante. Vedete, nella parte bassa voi vedete dello stromo ovarico sano e nella parte in alto la cisti endometriosica vetro smerigliato, per cui la diagnosi diventa più semplice da fare. Ma altre volte hai delle immagini in cui ci stanno più cisti divise da setti. Anche qui il segno principe è vedere che non ci sia sangue, che non siano vascolarizzate, quindi che non siano delle formazioni solide, ma sono soltanto. Grazie dell'attenzione. Attenzione in gravidanza. In gravidanza bisogna fare molta attenzione, perché tu hai questi quadri che ti pongono il discorso in cui come comportarti, perché tu devi monitorare questa formazione. Se questa formazione tende un poco a ridursi nel corso della gestazione devi essere cautamente ottimista, ma se tu vedi che la formazione tende a crescere durante la gestazione, devi tenere presente che l'endometriosi non c'entra niente e che può essere un'associazione con un tumore sieroso dell'ovaio.
e quindi l'importanza del clinico, il quale deve valutare A, se eseguire un monitoraggio ravvicinato, frequente della cisti e delegare poi il tutto all'espletamento del parto, o in taluni casi dover intervenire antepartum e eliminare la formazione, fare l'esame istologico e poi fare delle valutazioni in base al quadro che hai trovato nel secondo trimestre, perché di solito questi interventi si preferiscono fare nel secondo trimestre. Questi sono un lavoro scientifico della professoressa Testa, che dice che fa vedere la differenza che ci può essere tra un'endometriosi sospetta e la malignità. E allora è chiaro che tu vedi quella formazione in cui ci sta un cettone solido vascolarizzato e ci stanno delle irregolarità di parete, è chiaro che tu devi essere estremamente prudente e decidere anche di intervenire antepartum per togliere la massa. L'endometriosi della parete. In rapporto alla maggiore incidenza di tagli cesari, si è osservato negli ultimi tempi una maggiore incidenza di endometriosi nella parete addominale. Si presentano anche qui dei casi. Vedete, osservate questi noduli a livello della parete addominale, che si indovano spesso a livello del muscolo retto, sopra o sotto il muscolo retto, e che sono molto dolenti e che solo dall'esame istologico può essere poi determinata che c'è un'endometriosi. La causa può anche non essere stata il taglio cesareo, ma può essere stato, a prescindere, che si siano verificati più frequenti nei casi di pregresso taglio cesareo. Quindi l'approccio è multidisciplinare. Deve riguardare il ginecologo con l'aspetto clinico, deve riguardare l'ecografista che fa l'esame, il radiologo che può richiedere un esame, un TAC, in alcuni casi, soprattutto quando ci stanno dei quadri che possono indurre a far sospettare un CA ovarico. Deve esserci il chirurgo, il quale deve intervenire in alcuni casi, quindi sempre il ginecologo chirurgo deve intervenire, in altri casi il chirurgo perché ci stanno delle sedi extra, e soprattutto e anche l'apporto dello psicologo. Quindi messaggi da portare a casa: l'ecografia endocavitaria e l'indagine di primo livello. Nell'endometriosi profonda e la diagnosi differenziale con altre lesioni pelviche, utile il completamento diagnostico con altre metodiche, abbiamo detto quali, la risonanza o l'TAC, la laparoscopia rimane il gold standard della diagnosi nello stage della malattia endometriosi, e ovviamente l'esame istologico dell'anatomopatologo.